Ciao amici e bentrovati. Sì, era proprio lui, il lago d'Idro. Sono in Valsabbia per continuare ad esplorare i trail di queste splendide montagne e oggi vorrei andare a far la conoscenza con il Forte di Cimaora e il Monte Breda. Andiamo a presentarci. È davvero una strada piacevole da percorrere, un po' perché non ci sono auto, ma poi anche perché è un'esposizione ottima al sole che oggi, che fa freddo, insomma, aiuta. Tra la salita e la giornata davvero meravigliosa ho addirittura tolto i guanti. Nelle zone in ombra si trova ancora ghiaccio e neve. Bellissimo. Guardate la differenza tra i lati in ombra e quelli al sole. Eccoci al rifugio Baremone, a 1450. Ho lasciato l'asfalto e ora siamo diretti a Cimaora, dove c'è la fortificazione. Nei tratti meno esposti la neve è ancora alta, comunque non pedalabile perché non è ghiacciatissima. Qui è un po' più ghiacciata, quindi mi regge. Questi sono gli ultimi tornantini che ci porteranno al Forte di Cimaora. Ed eccoci ai primi ruderi del Forte di Cimaora, alquanto abbandonato e depredato. Bisogna stare attenti dove si mettono i piedi qua. I livelli inferiori sono davvero malmessi. Torniamo alla vita. Questi erano i camminamenti che collegavano il forte con le postazioni dei cannoni. Cannoni che vennero tolti molto presto dal Forte di Cimaora perché si trovava troppo arretrato rispetto alla linea del fronte. In ogni caso, anche se non ebbe parte attiva la guerra, queste sono rovine che mi fanno sempre pensare a quegli anni bui e a tutti quei ragazzi che non sono tornati a casa. Tempo di lasciare il forte e di proseguire verso la prossima tappa. Oh, che vista! Mamma mia, un bel sentierino, eh? Qui abbiamo una catena. Passaggino. Teniamoci. Eccoci qua. Questo sentiero è un po' esposto, ma ha una vista incredibile. Guardate le montagne illuminate e il lago là sotto. Con la neve è veramente un cinema. Vediamo se riesco a cadere. Bene. Sono sulla strada giusta. Non mi aspettavo così tanta neve. Non ho neanche messo le calze impermeabili. Iniziano i 700 metri di salita fino alla cima. Sarà, ma io faccio meno fatica a portare la bici che a spingerla. Non sarei io se non mi perdessi nel bosco.
come sempre. Ok, dovrei aver ritrovato la traccia. Si fa conquistare il Monte Breda. Che meraviglia. Dai, let's go. Che rampe. Ma siamo arrivati. Eccoci sul Monte Breda. E qua c'è il mondo. Wow. Se state guardando questo video è perché anche a voi la natura piace moltissimo. E io davanti a un paesaggio così mi emoziono. Non ho ancora trovato una forma d'arte che mi dia le stesse emozioni così profonde degli spettacoli della natura. Meravigliosa. Wow, fantastico. Porco neve. È bello esposto, su prato ma molto verticale. Si alterna qualche pezzettino a spalla, ma veramente in mezzo a questi paesaggi è solo un incanto. Meglio non sbagliare. Fantastico. Il sentiero è esposto effettivamente, però è veramente incredibile, bellissimo. Siamo nel bosco sul lato nord, super slippery. Ci sono dei pezzi veramente verticali e con un fondo che io non riesco a gestire, quindi li faccio a piedi.
Anche oggi questi luoghi mi hanno incantato, hanno saputo stupirmi per la bellezza dei paesaggi e per il divertimento che sanno donare con i trail tecnici per la discesa, per me anche un filo troppo tecnici, ma veramente me li sono goduti fino in fondo. Sono luoghi da visitare, veniteci, al prossimo giro! Thank you.